T-10, 9, 8, we have a go for main engine start. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, 0. E benvenuti al podcast di Imparla Fotografia con questo intro spaziale, perché oggi andiamo a parlare dell'uomo sulla Luna e quindi delle fotografie sulla Luna. Approfittando dell'anniversario dello sbarco sulla Luna, il 20 luglio 1969, sono andato un po' a cercarmi quello che mi incuriosiva. Sono sempre stato un appassionato di spazio e di viaggi spaziali, ma possiamo trovare anche delle cose molto interessanti parlando di fotografia. Ed è proprio legata alla fotografia una delle storie più interessanti che ho trovato, che soprattutto non è conosciuta ai molti. Immaginiamoci di dover andare a fare il viaggio sulla Luna. Ci sono limiti e vincoli tecnologici incredibili. Dobbiamo fare una cosa che nessuno mai al mondo ha fatto, ma soprattutto dobbiamo tornare a casa con delle immagini che ci dimostrano che questo viaggio l'abbiamo realmente fatto e non abbiamo fatto un artificio. Ora, eliminando ed evitando tutte quelle che sono le teorie dei complotti con il grande Stanley Kubrick che ha creato tutto ad arte, immaginiamoci quello che succedeva negli uffici della NASA, dove si stava cercando la macchina fotografica perfetta per fare gli scatti sulla Luna. Nella ricerca della macchina fotografica perfetta, la Hasselblad aveva una posizione di favore. Infatti nel 1962 Walter Schirra, nel suo viaggio attorno alla Terra, aveva portato con sé questa macchina fotografica che, per le sue caratteristiche di intercambiabilità della pellicola e soprattutto per le sue lenti, era considerata una delle avanguardie tecnologiche per questo tipo di fotografia. Questa volta però, per andare sulla Luna, la macchina fotografica Hasselblad non modificata non era sufficiente, perché in gioco c'erano alcune variabili che rendevano il tutto molto complicato. Prima di tutto la grande escursione termica tra il giorno e la notte lunare, che avrebbe messo a dura prova tutte le guarnizioni in plastica e tutti gli elementi di una macchina fotografica che subiscono gli effetti dei cambiamenti termici. La seconda cosa era la grande difficoltà a maneggiare una macchina fotografica con una tuta spaziale. I grandi guanti, la grande maschera di fronte agli occhi e tutto avrebbe reso difficilissimo inquadrare correttamente il proprio soggetto fotografato sulla Luna. Terzo problema, il peso. Quando si fanno questo tipo di missioni spaziali, ogni grammo è importante e soprattutto ha un costo, quindi la macchina fotografica doveva essere più leggera possibile da impattare il meno possibile il costo della spedizione sulla Luna. Con queste sfide in mente, quindi, i tecnici di Houston e gli ingegneri dell'Hasselblad si riunirono attorno a un tavolo e incominciarono a disegnare la macchina fotografica lunare. Per alleggerire il peso e soprattutto per renderla capace di sopportare le escursioni termiche, fu creata in argento. Le pellicole furono ridotte di dimensioni in modo da poter portare più scatti possibili in un unico rullino fotografico, e i bottoni e la forma della macchina fotografica furono aumentati in modo da essere manipolati attraverso i grandi guanti della tuta spaziale. Ed infine, ciliegina sulla torta, l'azienda Zeiss costruì un obiettivo F5.6 60 mm dedicato proprio alla missione sulla Luna. Quindi questa macchina fotografica spaziale fatta in argento, costruita con pellicole Kodak, obiettivo Zeiss e corpo macchina Hasselblad, era finalmente pronta per essere realizzata e usata da Neil Armstrong durante le sue giornate di addestramento nel deserto del Nevada prima del lancio. Il giorno del lancio, all'interno dell'Apollo 11 c'erano 4 Hasselblad, una Kodak camera commissionata solo 7 mesi prima del lancio e 33 rullini pronti ad essere esposti dal primo uomo sulla Luna. Quando il 20 luglio 1969 il modulo Eagle tocca la superficie lunare, la passeggiata dura all'incirca 2 ore. In queste 2 ore Neil Armstrong riesce a scattare 3 rullini, 2 a colori e 1 in bianco e nero. Si dimentica però di scrivere l'ordine con il quale questi rullini sono stati scattati e quindi ancora ad oggi non si sa qual è la sequenza esatta degli scatti uno prima dell'altro. Una volta fatte le fotografie, messi in sicuro tutti i rullini scattati, bisogna lasciare la macchina fotografica sulla Luna.
Quindi la macchina fotografica più preziosa della storia dello spazio giace ancora sulla Luna per far spazio ai 23 kg di materiale lunare che sono stati riportati a terra per fare gli studi. Il 25 luglio 1969 un laboratorio fotografico di Houston riceve i tre rullini con una informazione ben precisa: non sviluppare il secondo rullino fino a che non avete visto quello che c'è dentro il primo. E soprattutto fatelo dopo 47 ore di quarantena dovute ai protocolli spaziali. Victor Hasselblad rimase per tutto il tempo della missione lunare fino a quando non gli furono consegnate le copie dei rullini esposti sulla Luna. Poi, arrivato a Göteborg, aspettò il telegramma che recitava: il rullino in bianco e nero usato dalla Hasselblad EL, equipaggiata con l'obiettivo Beagle 60 mm sulla superficie lunare, è stato sviluppato e i risultati sono assolutamente perfetti. La NASA ritiene che siano 132 fotografie da primo premio. Bene, spero vi sia piaciuta questa missione all'interno di una delle missioni più importanti della storia dell'uomo. Vorrei ringraziare Silvia Franzoni che ha scritto un articolo su ilpost.it al quale mi sono ispirato per questo podcast. Se ti è piaciuto questo episodio, se ti appassionano le storie legate alla fotografia o se vuoi imparare di più, ti consiglio di lasciarmi un commento sui social o magari anche una recensione sulla piattaforma di podcasting che utilizzi per ascoltare questo podcast. E poi, se sei curioso di scoprire il mondo Impara la Fotografia, non esitare a venirci a cercare su www.imparalafotografia.com, sui gruppi Telegram Impara la Fotografia, sul gruppo Facebook Impara la Fotografia. E se sei curioso di scoprire la filosofia che c'è dietro a questo progetto, puoi anche da oggi andare su Amazon e cercare Il viaggio del fotografo, il libro che ho scritto, dove ho riassunto il mio primo anno di podcasting e di scoperte fotografiche, per condividerlo con chi vuole imparare la fotografia in modo facile, veloce e divertente. Bene, per oggi è tutto, ti ringrazio e ci sentiamo al prossimo episodio del podcast di Impara la Fotografia. Ciao da Riccardo! Orbital weight now 138,892.